Io non so da che parte iniziare e soprattutto come inquadrare questo gigante pacco, perché non entro neanche nella mia solita inquadratura. E quindi niente, oggi scartiamo insieme un pacco che mi è appena arrivato dalla Prokima. Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avete già visto dall'intro, praticamente non so da quale parte farvi vedere questo mega enorme gigantesco pacco che mi ha inviato la Prokima, che ringrazio tantissimo e della quale come sempre vi lascio il link giù nell'info box. Mi raccomando, penso che la conosciate già, però se volete andare a spulciare un po' i prodotti che mi hanno inviato e che adesso tra poco vi farò vedere, andate nel loro sito. Il pacco è arrivato ieri, però praticamente l'ho solo aperto appunto per facilitare il video. Non ho ancora visto che c'è dentro perché volevo aprirlo con voi, quindi non vedevo l'ora e quindi niente, mi sposto nella solita inquadratura così riuscite a vedere meglio tutti i prodotti che mi hanno mandato. Ovviamente tutto quello che vedrete sarà recensito e testato in ogni singolo video, in modo che insieme possiamo vedere la qualità e soprattutto la novità di alcuni prodotti che appunto mi sono stati inviati. Quindi andiamo subito a vedere quello che mi hanno inviato. Il primo prodotto è la marmorina color cotto, e la marmorina è praticamente una specie di ceramica ed è appunto la durezza e il suono della ceramica in pochi minuti a freddo. Io non avevo mai sentito parlare di questo prodotto qui perché appunto magari va fuori insomma un po' da quello che faccio io, però vediamo un po' come si utilizza, lo proveremo insieme in un altro video. E se non erro mi hanno mandato anche quello bianco, però adesso riprendo i prodotti come mi escono praticamente dal pacco. Poi ci sono queste sei paste coloranti che servono praticamente a colorare la gomma siliconica, non lasciarla quindi bianca, o credo che sia forse trasparente, non lo so, andrò a vedere dopo. E quindi mi hanno mandato appunto, si chiama Pentasol Seal ed è una pasta colorante per tutte le gomme a condensazione e o addizione. E mi hanno mandato di colore giallo, di colore blu, di colore rosso, poi di colore nero e di colore giallo, e poi mi hanno mandato anche quest'altra che è fucsia, solamente che questo è un pigmento, quindi credo che questo vada bene anche per la resina ed è stupendo. Io voglio vedere, poi voglio testare se queste paste coloranti che servono per la gomma siliconica, voglio vedere se vanno bene anche per la resina. E quindi sperimenteremo insieme nei prossimi video. Poi vediamo cosa esce. Poi abbiamo l'altra marmorina, che è questa qui. E adesso sto perdendo pezzi ancora di polistirolo che stavano con cui appunto stavano nel pacco. Questa qui è sempre l'altra come questa, solo che questa è color cotto e questa è color bianco. Qui è sempre una ceramica. Ed è l'aspetto, è scritto l'aspetto e la durezza della ceramica in pochi minuti, sempre a freddo. E tutti e due sono di un chilo. Solo che questa è bianca, appunto, e quella abbiamo già detto che è color cotto. Poi abbiamo questa nuova resina, che mi hanno detto che è un loro nuovo prodotto. C'è anche un cucchiaino dietro, bellissimo. Mi ricorda quello dei gelati. E si chiama Sintaform ed è resina più che trasparente. Questa qui è il formato piccolino e in più questo è diverso dalla solita resina perché praticamente il rapporto di catalisi, non so se riuscite a vedere, ok, per componenti A e B in parti uguali in volume. Quindi si mette la stessa, gli stessi componenti, quindi 100 grammi di questo per esempio e 100 di questo. E questa qui insomma è appunto anche da provare. Insieme alle paste coloranti mi hanno inviato anche la gomma siliconica, appunto, che è la GLS50, che penso che conosciate già, però appunto farò anche degli stampi con questa ed è con il suo catalizzatore. Questo è il rapporto di catalisi, se riesco a trovarlo, è del 5%, come l'altra che abbiamo già provato. Questa è nello stesso modo e la catalizzazione avviene completamente in 18 ore. Quindi questa gomma siliconica si può colorare se si vuole colorare con questi coloranti. In ultimo il prodotto diciamo più atteso ed è un prodotto nuovo della Prokima e sto parlando di questo qua,
Si chiama Squisher e quindi anche io finalmente avrò gli squishy. Non vedevo l'ora. Questo non è come l'ExpaSoft, che praticamente c'era scritto sul componente B, se non erro, che poteva procurare cancro, se non erro. Se sto sbagliando, correggetemi. Questo è completamente atossica e si chiama Squisher. E praticamente è sempre in parte A e in parte B e credo che sia nella stessa, come catalisi, nella st sì, in parti uguali, ecco qui. Mescolare in parti uguali. Quindi niente ragazzi, questi sono tutti i materiali che mi hanno mandato, che mi ha mandato la Prochima. Io ringrazio ancora l'azienda per la disponibilità e per la fiducia datami nel recensire i loro prodotti. Quindi niente, io spero che questa collaborazione vi sia piaciuta. Come sempre spero di darvi dei consigli o degli ottimi suggerimenti per comprare dei nuovi materiali. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!